Nonostante siano molto richiesti da imprese, studi professionali e uffici pubblici, i geometri sono sempre più rari. Appello dell'ordine. Quella del geometra è una figura richiesta dalle imprese, negli studi professionali e anche negli uffici pubblici. Pensiamo per esempio alle pratiche per la ricostruzione. Eppure sembra un indirizzo di studi passato di moda. Ha approfondito per noi Laura Carcano. Un tempo nella provincia di Perugia si diplomavano ogni anno circa 200 geometri. Oggi le 9 scuole tecniche e tecnologiche con indirizzo equivalente, quello che per brevità chiamiamo CAT, che significa costruzioni, ambiente e territorio, ne diplomano la metà. Con la vecchia dicitura istituto geometri sembra essere passata di moda anche questa scelta di studi. Futuri geometri che in questo momento sono veramente pochi. Negli studi professionali si cercano collaboratori e non si trovano, le imprese cercano collaboratori e non si trovano, le pubbliche amministrazioni hanno bisogno di collaboratori e non si trovano. Una professione rilanciata dalla ricostruzione post-terremoto, ma anche dai bonus del governo per l'efficientamento energetico delle case o l'adeguamento antisismico. Negli ultimi 4 anni gli iscritti al collegio dei geometri sono calati di 300 unità, oggi sono 1800, il lavoro c'è, i geometri non bastano. L'attività professionale del geometra, anche quella della libera professione, oggi ha molte chance in più di quelle che aveva l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa. Il termine ultimo per l'iscrizione alle superiori è fissato al 25 gennaio.